approfitto del fatto che Torlino stia dormendo per svelarvi un suo segreto che mi è stato rivelato casualmente dopo oltre 3 anni che lo avevo in casa e che non sapevo assolutamente. Quindi io un giorno ho toccato Torlino, tipo anche solo per spupazzarlo, spostarlo, per spolverare e ho scoperto una cosa incredibile che dopo anni di spupazzamento sul fumacupido io non sapevo. Siete pronti al grande colpo di scena su Torlino? Se scopre che lo faccio, mi uccide. Pronti, eh? 3, 2, 1. Capito? Torlino suona. Niente, Torlino, anzi, ottimo che ti sei svegliato. Andiamo a fare il fumacupido. E invece, Torlino, eccoti qua. Proprio non riesci a rinunciare al tuo palcoscenico, con l'allure che hai e soprattutto con l'egocentrismo che ti caratterizza. Detto ciò, mettiti qui sugli spalti. Almeno sarai certo di conferire un poco di autostima in più a queste pecorelle smarrite del trash amore che possono entrare nelle landa della subdolaggine. Perché oggi è martedì, il che significa fuma cupido risolvo, ovvero Luca Rubica come si subdola, lascialo, lasciala, bacialo, baciala. Che risolve tutti i vostri problemi di trash amoroso in poche semplici mosse. Per partecipare al fumacupido è molto semplice: mail è solo mail, no direct, no Instagram, no Twitter, no consulti privati. Mail come nel 95 con oggetto fumacupido. Fumacupido è poi l'oggetto da utilizzare in caso di aggiornamenti di questioni già risolte, di questioni analoghe a quelle che abbiamo già risolto, ma di cui avete seguito i consigli. Nickname trash amoroso per quanto animato, mail non troppo lunghe, puntate alla sintesi della questione, al succo delle vostre storie, che meglio siano divertenti e trash, anche se a volte il fumacupido stinge l'intensità. Sentate che mi arrivano tantissime mail e soprattutto tutto ciò che viene inviato al fumacupido resta del fumacupido, no ripensamenti. Credo di aver detto tutto, quindi possiamo iniziare con questa voce un po' da tenore a caso che mi contraddistingue oggi, posso dire iniziamo! Anzi, iniziamo! E inizierei dalla prima mail che proviene da una personcina confusa 16 che saluta una certa Fujiko. Che non so chi sia, credo intendesse la Zucco. Comunque, Matteo Manila, Fujiko e Turlino. Confusa 16, in realtà fuma Cupido e poi perché ci deve aggiornarci con la sua situazione dedicata a Micone 05. Vediamo, grazie che mi riassumi la mail precedente. Da settembre fino a dicembre io e Micone 05 siamo usciti insieme e mi sono infatuata di lui. Gli chiedo di uscire da soli e dopo una serata in cui ci siamo comportati come una coppietta, lui mi dice che pensava ancora alla sua ex. A marzo, dopo mesi che lo ignoravo, usciamo con dei nostri amici in comune e da Brilli ci siamo baciati appositamente. Grazie alle tue parole, che per me sono diventate un vero e proprio mantra che ascoltavo ogni volta che pensavo a lui, sono tornata ad essere più subdola che mai. Infatti, Amicone 05 non mi fa né caldo né freddo, e non mi infastidisce più né la sua ex né il loro strano rapporto. Oh! Ma ti scrivo più che altro perché ho da raccontarti un fatto ironico. Eccola, nel fumacupido e poi c'è sempre del trash che continua. Infatti, hanno detto che Amicone 05 e l'ex sono usciti insieme al cinema, motivo in più per lasciar perdere subdolamente. E dopo una serata in cui sono comportati come con una coppietta in amore, preceduti da mesi che si comportavano in questo modo, lei gli dice che si sente con un altro. Che dire, boom! Il karma colpisce sempre. Comunque, tolto questo simpatico evento, direi che si conclude qui la breve storiella con Amicone 05. Ti ringrazio ancora del tuo prezioso aiuto, sei fantastico, oh amore, grazie. E non perdo mai neanche un tuo video. Continua a consigliarci fantastiche letture e film, ma soprattutto liberaci sempre dalle grinfie del trash amore. Sarà fatto, mia cara, sarà fatto! Ancora grazie mille, un bacio, confusa 16. Mia mamma ha soprannominato Amicone 05 il flemmatico, siccome cammina lentamente, ma soprattutto perché rimane impassibile davanti agli eventi. Quindi, detto ciò, io mi immagino la dichiarazione dell'ex che gli dice: "Guarda, teso, che mi sento con un altro", e lui rimane impassibile così. E cammina lentamente lontano. Allora, no, bene, sono contento che comunque tu abbia trovato una quadra e sia riuscita ad uscire da questo ingarbugliarsi di relazioni che non sapevano da fare. L'unica cosa è attenta, sta in guardia se lui dovesse tornare da te, perché non devi permettere comunque di essere il ripiego nel caso in cui la ex non ci stia più con lui perché sta sentendo un'altra. Questa è la cosa su cui devi stare in campana, perché
ricadere nel trash amore è molto probabile. Quindi devi essere forte. Comunque adesso sei in una situazione in cui hai abbastanza preso la quadra generale della situazione con Amicone 5, però sappi che tendenzialmente questo tipo di persone poi alla fine torna. Quindi sta in campana e il tuo cuore saprà esattamente che cosa fare. L'importante è che ne sei consapevole. Potrebbe tornare come non tornare, però dalla mia esperienza ho vissuto casi in cui questi individui che sono eterni, indecisi e flemmatici, come dice tua mamma, beh, tendono a ritornare. Ma devi essere anche uno step successivo in cui bisogna stare in campana e non ricadere, insomma, nel trash amore. Questo è il mio consiglio, ma naturalmente trascine trascini in ascolto, ditemi che ne pensate. In ogni caso sono contento che sia un trash amore che alla fine sia risolto in perfetta subdolaggine. Un bacione a te, confusa, sedici e facci sapere se ci sono eventualmente altri aggiornamenti. Ciao ciao. Ma ora veniamo alla seconda mail, che ahimè non è un fumacupido e poi, da quanto mi risulta, Naoko ci scrive ed è in preda al trash amore. Ci tiene a sottolineare che Naoko sta per la Naoko di Murakami. Oh mamma, adoro tutto, però Naoko era mai una gioia. Vediamo che cosa ci dice. Ho un immenso bisogno di un tuo consiglio onesto e spietato. Tempo fa, in modo molto romantico, conosco Suppi sul treno, un PR molto buono che mi lascia il suo numero con l'unico scopo di organizzare serate insieme. Dopo averlo visto alcune volte, ci perdiamo di vista fino a poco fa. Quando dopo mesi lo rivedo sul treno. Adoro poi l'incontro sul treno per organizzare serate in discoteca. Parliamo e sento le farfalle nello stomaco. Come non mi capitava dalla mia ultima cotta, che è stato anche il mio primo amore. Da quella volta faccio di tutto per rivederlo, ovviamente mantenendo la subdolaggine. Per esempio, l'altro giorno ho fatto finta che la mia amica avesse paura di prendere una multa per colpa dell'obliteratrice. Adoro! Io mi immagino questa successione diventi macchinosissima per arrivare a ottenere una. Sei veramente una subdola. Che non aveva stampato bene le ultime cifre del biglietto. E a quel punto, persino i più esigenti dei bigliettai ti direbbero: sì, vieni a lavorare per Trenord perché anche noi non facciamo le storie per i biglietti, per le ultime cifre del biglietto. No, vabbè, in realtà sì. Però comunque adoro che tutta sta roba dell'obliteratrice che non funziona, che non stampa l'ultima letterina del numero è tutta una scusa per parlare col Bonazzo, eh? Vediamo come sta andando avanti la situazione. Ma soprattutto, come dovrebbe funzionare, visto che non fa. Cioè, sarebbe una scelta così per conquistare un bel controllore. Però vediamo come le capita. Mi sembra mo molto macchiavellica e macchinosa. Tutto questo per avere una scusa ad andare in testa al treno dal controllore dove era seduto lui. Ah, ecco. Il problema è che mi ha raccontato che di starsi sentendo con un'altra ragazza, anche se dopo una festa in cui mi sono messa un vestito rosso solo per lui, subdola, mi scrive in maniera un po' provocatoria e gli è persino scappato un like a una mia vecchia foto. Addirittura l'ultima volta che ci siamo visti ha voluto sapere tutto riguardo all'ultimo ragazzo con cui ho fatto la furbina in discoteca. Questa non è una mossa molto elegante, sinceramente. Non so proprio cosa pensare, chiedo aiuto a te, Turlino e Manila, vi mando un abbraccio forte forte, grazie per tutto quello che fai. Oh, carissima Naoko, allora, quello che ti posso dire è non ho molti elementi alla base per poterti dire come agire, anche perché non ho ben chiaro in realtà che cosa ti aspetti da questa relazione potenziale con Cosino. Sinceramente, quello che ti posso dire è che da quelle poche informazioni che mi hai dato, lui naturalmente allora, mi sembra comunque interessato a te. Da un punto di vista anche di seduzione, di chimica, insomma, secondo me è interessato da quel punto di vista, però c'è da dire che al momento, anche perché probabilmente avete avuto delle conversazioni, non dico superficiali, ma volatili sul treno, non è che sta pensando a una potenziale relazione, anche perché lui ti ha detto molto candidamente, molto liberamente, che si sta sentendo con un'altra ragazza.
Quindi, da una parte, io apprezzo molto il fatto che lui sia sincero e che dica, non è che sta frequentando un'altra, cioè la sta sentendo un po' gli inizi di una frequentazione con un'altra ragazza, bisogna sperare che anche con l'altra lui sia abbastanza sincero, però per il resto, al momento, io andrei un po' lentamente. Comunque, secondo me, visto che c'è un po' di flirting nell'aria, avresti bisogno di conoscerlo un po' più a fondo, soprattutto perché bisogna anche valutare che cosa ti aspetti da questo ragazzo. Perché le vibe che mi dà è che lui eventualmente ci starebbe volentieri, ma al momento non è nulla di serio. Non ho elementi per dirlo, magari può darsi che abbia persino una cotta per te, però mi sembra che nel caso in cui scatti la situazione, lui ci starebbe volentieri. Questa vibe mi dà, nel senso che c'è chimica, flirtate, però non mi sembra niente di così serio, mi sembra abbastanza volatile, soprattutto perché non riuscite a tenervi in contatto così tanto al di là del treno. Mi sembra che comunque anche lui valuti la cosa come potenzialmente interessante, ma ancora abbastanza prematura e per un divertimento sincero e con sbarazzino. Potrebbe anche starci, ma se tu cerchi altro, probabilmente hai bisogno di conoscerlo un po' più a fondo e quindi anche di andarci un po' più cauta. Perché non provare a chiedergli se gli va di fare qualcosa al di là del treno? Cioè, nel senso, più che altro vi vedete solo o sul treno o in discoteca. Secondo me bisogna trovare anche il trick giusto per fare in modo che non ci siano da una parte quelle conversazioni un po' di circostanza che ci possono essere sul treno e dall'altra parte il caos un po' edonistico che si può creare in discoteca. Cioè, secondo me ci vuole una via di mezzo, ma solo nel caso in cui tu sia interessata a conoscerlo un po' meglio e a valutare qualcosa di più serio. Mi sembra che adesso siete un po' in una fase di flirting un po' piccante in cui potenzialmente la cosa più papabile è un divertimento temporaneo. Però, nel senso, questo è quello che percepisco da quello che mi hai raccontato. C'è anche da dire, bisogna tenere in conto che lui sta anche sentendo un'altra ragazza. Quindi questo significa da una parte sicuramente che si apprezza la sincerità e si spera che con l'altra ragazza faccia altrettanto se flirta con te in modo spudorato. Dall'altra però è, diciamo, non dico un campanello d'allarme, però una segnalazione sul fatto che o lui sta cercando, sta frequentando più persone assieme, eccetera, oppure che comunque da te eventualmente o non cerca niente o cerca qualcosa di piccante e passeggero. Per iniziare, nel senso, secondo me non vi conoscete abbastanza, è questa la questione. Però le vibe che mi dà è che nel caso in cui si vada in quarta diventerebbe una cosa passeggera. Dipende da cosa vuole lui e da cosa vuoi tu. Che cosa vuoi tu? Se tu vuoi conoscerlo meglio, secondo me devi rallentare un attimo, farti desiderare un po' di più, ma allo stesso tempo trovare più occasioni per parlarci assieme, conoscerlo più a fondo e cercare di costruire un legame più forte. Capire innanzitutto in che rapporti è con questa ragazza con cui si sente, perché non è che la conta giusta, anche se l'ha detto in modo molto sincero. Dall'altra parte, capire anche che tipo di rapporto può evolvere e capire anche se dal tuo punto di vista c'è un'attrazione erotica verso di lui o se invece c'è qualcosa di più. Nel senso, mi sembra che siano queste le cose da dire, devi un po' capire che cosa sta succedendo. Questo è il mio consiglio, però trescine e trescine in ascolto, ditemi anche la vostra nei commenti. Scatenatevi, che a volte siete più sbarazzini di me. Insomma, fatemelo sapere. In ogni caso, carissima Naoko, ti mando un bacione, fammi sapere come va, aspetto tue. Ma ora veniamo all'ultima mail. Da fabbricante di pacchi, adoro il tuo nickname, che saluta me, Manila e Torlino. Faccio appello urgente ai tuoi trescini in ascolto perché ho un urgente bisogno di un'indovina di suddolaggine. Ecco, trescini e trescini, state in ascolto anche voi, perché qua bisogna, c'è bisogno anche di consigli subdoli da parte vostra. Sono innamorata del mio collega, datte una svegliata 94, eccola, che da quasi 3 anni, ma lui non ha notato mai niente dei miei sentimenti, nonostante io ci abbia provato, Di tanto in tanto gli faccio piccoli regali motivati per fargli capire che lo penso, lo cerco spesso per cena e ritrovi in amici, ma lui nulla, accetta i miei inviti, chatta volentieri con me, ma solo in quanto mio amico, come se non bastasse lui ha sempre qualche ragazza con la quale si frequenta, questo non ha aiutato a sentirmi sicura
nel provarci in maniera più esplicita. Queste ragazze però non erano nulla di serio, solo cosacce, perché nelle relazioni vere e proprie è molto sceglino. Un paio di anni fa, però, lui e i suoi amici hanno iniziato ad uscire con le amiche di una nostra collega e ha conosciuto Barbie Girl 99, che è tutto l'opposto di me, nonché una di quelle ragazze che mi fanno altamente irritare. Oh mamma, è una di quelle finte innocentine che sbattono le ciglia e improvvisamente hanno tutti i loro piedi, ed è palesemente consapevole di ciò, che si atteggiano a Barbie sempre con i capelli e i vestiti perfetti e con lo specchietto Chanel a portata di mano nella borsa da tirare fuori 80 volte durante una cena per rifarsi il rossetto. Barbie Girl è data una svegliata, sono frequentati per 5 mesi prima che lei partisse a studiare in Svezia e ci resterà fino a luglio. I due non hanno mai ufficializzato, ma sono parecchio sempre comportati come una coppia parecchio fratata, e data una svegliata ai suoi amici hanno iniziato ad uscire quasi esclusivamente con il gruppo di amiche di Barbie Girl. Da quando quest'ultima è partita, però, date una svegliata, gli altri hanno ricominciato a uscire più spesso col mio gruppo, portandosi dietro anche un paio di amiche della Barbie. Io lo sento finalmente di nuovo vicino e vorrei approfittare della lontananza di Barbie per fare la mia mossa prima che sia troppo tardi. I due infatti non hanno ancora ufficializzato, ma dal momento che so sentono tutti i giorni e che lui spesso tarda alle nostre uscite di gruppo perché ha il telefono con lei. Sono sicura che se non faccio nulla lo faranno al loro ritorno. So di essere una cattiva persona, ma come potrei agire assurdamente per farlo allontanare da lei e avvicinare a me prima che la Barbie scenda dalla Svezia? Grazie in anticipo se mi risponderai, ti ammiro molto. Aiuto, mi è partito uno starnuto da trash amore, sono allergico, perché solo la subdolargine deve dominare, e vi giuro non era simulato, starnutito davvero. Carissima, io so che vorresti da me dei consigli subdoli e glaciali su come allontanare Barbie Girl da Cosino, ma non lo farei. Non lo farei per più motivi. Innanzitutto perché, anche per un motivo di orgoglio personale, perché non è detto, è brutto sentirselo dire, ma è proprio il consiglio più spassionato che ti darei. Non è detto che date una svegliata non si sia accorto delle tue attenzioni nei suoi confronti. Perché, comunque, da come me lo descrivi, mi sembra un ragazzo che non mi sembra imbranato, non mi sembra che non colga i segnali, è uno che esce tanto con tante ragazze diverse, è un po' un tomber de femme, il fatto che esca con ragazze molto diverse da te, non lo so. I segnali che ho è che lui innanzitutto, secondo me, può uscire con le ragazze che vuole e che siano consenzienti con lui, naturalmente. Però dall'altro lato, nonostante tu ti possa sentire anche superiore alle ragazze con cui esce, dall'altro lato ti direi non, cioè nel senso, non giudicare le ragazze con cui esce lui, cioè perché le ha scelte lui, perché è un po' questa la vibe che ho. Capisco la frustrazione nell'avere la cotta per una persona o essere innamorati di una persona che noi crediamo non si accorga di quello che facciamo per lui o per lei, però magari non se n'è accorto, magari ha interpretato tutti i suoi segnali come amicizia e affetto. Però io lascerei perdere per tante questioni. Innanzitutto, se da una parte lui potrebbe non accorgersi dei tuoi segnali, ma mantenere tutto su un profilo molto basso per motivi diversi, magari o non ti considera una potenziale relazione, magari anche solo per il fatto che siete colleghi, per il fatto che non vuole mischiare amore e lavoro, può essere benissimo, oppure semplicemente non è interessato. Questo ovviamente non rende te una persona non desiderabile o una ragazza brutta, una ragazza non interessante, non è quello. Cioè, quando una persona ci rifiuta, non ci ricambia, no, il modo più sbagliato per reagire è sminuirsi, perché non siamo noi a decidere le persone che ci piacciono o le persone di cui ci innamoriamo. Anche se ai tuoi occhi, date una svegliata, può avere dei gusti a tuo parere sbagliati, perché magari le ragazze con cui esci ti sembrano superficiali, ti sembrano poco interessanti, menose, eccetera. Magari hai anche ragione, magari è anche vero, però non, dall'altro lato non puoi giudicarle semplicemente perché
date una svegliata, non date le stesse attenzioni. È un po' una svegliata quella che ti sto dando, che magari è brutta, una doccia fredda, però ti aiuterà veramente, secondo me, un attimo a rivalutare la situazione da un punto di vista diverso. Perché non è tanto questione di chi arriva prima, a mio parere, o comunque di, ah, approfitto che quell'altra non c'è per attirare la sua attenzione, perché non è così che si fa, anche per tuo orgoglio personale. Comunque, il fatto che tu puoi giudicare la loro relazione come sbagliata o incompatibile, ma tieni conto che lui sta al telefono con lei tanto, esce con i suoi amici, le dà attenzioni anche se lei è lontana, cioè mi dà proprio il segnale di una persona che ci tiene a elaborare la relazione seriamente, perché se fosse una cosa passeggera, perché dovrebbe sentirla al telefono e tardare alle serate? Perché deve stare al telefono con la tipa che si frequenta, che sta in Svezia? Cioè, se non fai una cosa del genere con una persona con cui ti vedi in modo superficiale. E nel frattempo si suicidano libri, perché magari ho detto una cagata, e può anche essere, però dal mio punto di vista è così, nel senso, non è una questione di giustizia o ingiustizia, è una questione che ognuno inconsciamente ci prova o sta con persone che non abbiamo scelto, che è successo, e sicuramente riguarda influenzati anche, perché no, dai gusti personali, da altri fattori. Però per quanto tu trovi possa trovare i gusti suoi giudicabili, va così. Cosa ci possiamo fare? È vero, io capisco il tuo sentimento di frustrazione, ma da una parte io mi tirerei indietro. A questo punto basta, non puoi neanche perdere così tanto tempo dietro a un ragazzo che o non si accorge dei tuoi segnali o li passa sotto piano, perché è chiaro che questo o non è sveglio veramente, ma secondo me la più probabile delle opzioni è che non è interessato a una relazione con te. Ma non perché, ripeto, tu non sia desiderabile, ma perché o ha altri gusti, o appunto negli momenti hai avuto la sfiga che nei momenti in cui tu eri innamorata cotta stava uscendo con altre. È anche questione di tempismo, di fortuna, di sintonia, cioè ci sono tante questioni in corso. Secondo me, dopo 3 anni vale la pena dire ok, basta, soprattutto perché adesso mi sembra abbastanza engaged con questa tipa che si sta sentendo, con cui si sta sentendo. Addirittura è arrivato a togliersi dal gruppo di amici tuo per andare con le amiche sue. Cioè, anche da un punto di vista d'amicizia, secondo me non c'è un rapporto così forte. Sicuramente c'è dell'affetto, sicuramente c'è della sintonia, però io fossi in te, e ho paura di essere troppo duro in questo senso, però fidati, proprio viene dal cuore questo consiglio. Io fossi in te lascerei perdere, perché hai speso troppo tempo dietro a questa persona, frustrandoti, stando male per le tipe con cui esce, quando in realtà secondo me avresti anche bisogno di guardarti intorno, di sfogare un attimino questa frustrazione piccolina che provi per il fatto che lui non si accorge di te. Cioè, a volte dobbiamo mettere l'anima in pace, nel senso, capito che ci piacciono le persone, cioè anch'io ci sono passato che mi piacessero persone che non mi guardavano di striscio, cioè lo capisco che è frustrante, però bisogna anche capire che dopo una certa bisogna lasciar perdere, perché magari l'altra persona non dà segnali veri, ma una certa diventa chiaro che non c'è. E provare con la forza, subdolaggine, approfittando del fatto che una ragazza è assente, per provarci col tipo, secondo me non è una bella mossa, né nei confronti di lui, né nei confronti di quell'altra, ma neanche per te stessa, perché tu potresti sviluppare questo tempo, questa energia, invece per conoscere qualcuno di realmente interessante, per guardarti attorno, dedicarti anche a te stessa, perché no? Cioè, secondo me a una certa è meglio sospendere la caccia. Con le persone con cui non va a parare è meglio così. Però, trascini e trascini, ditemi anche la vostra nei commenti. Che ne pensate? Avrò dato un consiglio giusto? Fatemelo sapere. In ogni caso, carissima, ti mando un mega bacione. Fammi sapere come va, aspetto i tuoi aggiornamenti. E detto ciò, Turlino, abbiamo terminato. Scusami, puoi rifarlo? Dov'è? Eccolo, eccolo, l'ho trovato. Era il tuo modo per dire subdoli? Che carino. Ma vi pare che io ho scoperto dopo 3 anni che Turlino suona? Che ridere.
Ti giuro, mi sono spaventato ed emozionato quando è successa questa cosa. Vabbè, abbiamo terminato con questo colpo di scena finale. Io e Torino vi salutiamo, augurandovi naturalmente di scappare dai rovi del trash amore per inondarvi delle vallate della subdolaggine. Con questo monito io e Torino vi aspettiamo un prossimo video, sempre ricordandovi naturalmente con un grande bacio, un grande saluto, di essere sempre...